Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2 con The Sims. Il nostro sinergo dal server si è appena preparato qualcosa di buono qui in giardino. Abbiamo sul tavolo degli hot dog di tofu semimarci. Ha fame, se hai fame perché non mangi? Prendi una porzione, su. Ah, mangiare la pannocchia di mais con la forchetta. A quando una bella bevuta di aranciata con l'estintore, per dire? Quanto vuoi metterci a mangiare? Dai, su! Io non ci credo, hai il bidone dell'immondizia a 2 metri, rientri in casa e immagino che butterai tutto nel... Guarda quanto è stato tattico! Ha ripulito tutto! Vabbè, dai, sei meno merda di quello che mi ricordassi, eh? A noi non piace sprecare la roba, quindi riponi queste pannocchie, su. Hai voluto il frigo quello bello, fatto bene, mettiamoci dentro qualcosa. Acquista un pesce rosso, 25, madonna, che cazzo è una tetra? Prendiamo una tetra. Vai, non farti fregare perché sti siti ti mandano i pesci morti di solito. Sinergo dal server ha deciso di farsi una doccia e io non ho specificato che dovesse essere rapida, quindi la compagnia di fornitura immagino che stia festeggiando con lo spumante. Sinergo dal server ha fatto una doccia di un'ora più o meno, il che rende la sua pelle molto simile a quella di una vittima d'annegamento ritrovata sul bordo di un fiume dopo 3 mesi. Qui ci sono tutte le persone che abbiamo incontrato. Qui abbiamo Nina Caliente. Qual era quella ragazza che non mi dispiaceva? No! Si è rotto il computer! Sostituisci. Quanti soldi ho? Mannaggia la... Ripara, dai, provaci. Non capisco cosa abbia tirato fuori. Cos'è la scheda madre questa schifezza? Ma col cacciavite ripari la scheda madre. Fa un suono orrendo il PC rotto. Forse se lo staccassi dalla corrente eviteresti di saltare in aria. Butta via tutto, dai. Hai fatto schifo, hai ridotto il PC una merda. Non possiamo neanche scrivere. Ah, quindi l'abbiamo aggiustato il computer? Bene, bene. Lui scrive barzellette. Vuoi farti assumere alle edizioni Topo B? Vediamo un po' chi c'è. Questa l'ho già vista altre volte, questa signora scoglionatissima. Ok, abbiamo fatto una conversazione occasionale con questa tizia. Io direi che sta arrivando l'ora di telefonare al nostro amico Don Lotario. Questo tamarro che mi accompagnerà nelle uscite serali da ora in poi. Sperando che questa volta non indossi una canotta ispirata alle macchie di vomito. Chiacchiera con... Nina Caliente. Cerchiamo di rimediare alla figuraccia dell'altra volta. Io vi ricordo che la scorsa volta Nina Caliente me la son portata a casa, ma l'ho mandata via perché stava morendo di sonno e io dovevo farmi una doccia. Insomma, era una situazione difficilissima da gestire, perché i Sims non sono come noi che riescono a capire la gravità di una situazione. Cioè, ti sei portato a casa una ragazza, te la fai dopo la doccia, cerca di essere un minimo. No, loro devono, cioè sono come gli animali, come i cani, si pisciano addosso se no. Presentazione divertente. Ho deciso che i miei amici maschi saranno tutti vestiti a cazzo di cane, e questo rientra pienamente nella categoria. È un musone, perché mi ho fatto la presentazione divertente e lui non sembra essersi divertito. Conversazione spiacevole. Infatti lui è una cosa proprio. No, no, tu non mi piaci. Questo è un rompicoglioni. Vuoi fare a botte? Ma volentieri. Ma come va in giro questa? Beatrice Rossi. No, c'ho paura di quella, non ci voglio parlare. Tu veramente vuoi andare a dormire? Io ho aspettato che arrivasse la sera per fare bagordi e tu... Oh, ci siamo svegliati. Che cosa facciamo? Corriamo al cesso o no? Ti impedirò di pisciare. Ah, facciamo prima un po' di allenamento. Sinergo è fin troppo a disagio per farlo. No, vabbè, dai, vai a pisciare. Non posso più torturarlo come all'inizio. Gli dispiace di aver pisciato così tanto. Si sente in colpa. Oh, a colazione ci mangiamo il mais avanzato dal giorno prima. Per carità, come colazione non c'è male, eh. È il gusto che è poco mattutino, ma poco importa. Lava, lava, io intanto do un'occhiata al nostro nuovo pescetto. Diamole un nome a questa pescetta. Si chiamerà Pescetta. Ragazzi, che dite se adesso ci mettiamo a scrivere un po' il nostro romanzo? Io direi di sì. Filippo e Priscilla salutarono gli invitati ed augurarono a tutti buon appetito, mentre un cameriere col viso sfregiato e una pistola infilata nella cintola lanciava letteralmente i piatti con gli antipasti davanti ai commensali, accompagnando il gesto con dei raffinatissimi «Toh, strozzati, piglia, hop!»
Allo zio americano della sposa il servizio non sembrò andare troppo a genio e tentò di protestare. Il cameriere, tale Rodolfo Campia, gli puntò la pistola in faccia e contemporaneamente iniziò a fare apprezzamenti sulla figlia quindicenne. Antonio il camorrista, da bravo padrone di casa, accorse in aiuto e mollò allo zio Dave un paio di gomitate nel costato, tanto per placare gli animi. Filippo si alzò in piedi con un calice di plastica pieno di vino da discount e propose un brindisi, ma prima che riuscisse a terminare la frase, il Pescara segnò un gol sul calcio d'angolo. La tavolata avellinese esplose in un ruggito blasfemo nel quale era difficilissimo distinguere un'invettiva dall'altra, ma ad ascoltare con attenzione si sarebbe riuscita ad individuare una certa concentrazione di madonne, tutte rigorosamente adagiate su un letto di offese sessiste. La mamma di Priscilla ebbe un mancamento e si accasciò sotto la tavola, e Franklin il meticcio non si lasciò sfuggire l'occasione di segnarle il territorio in piena faccia, scaricandole addosso una pisciata talmente lunga da superare abbondantemente il minuto. Finalmente l'allegra brigata iniziò a mangiare. L'antipasto prevedeva diversi articoli assortiti. Articolo numero 1. Fetta 1 di prosciutto di palma, sottomarca inquietante bandita da tutti gli alimentari della penisola, contenente tracce di suino, ma composto per lo più da cartone pressato e foglie di platano. Articolo numero 2. Sottaceti misti, ma tutti di un inquietante color ocra. Assaggiare un pezzo di peperone non costituiva necessariamente un'esperienza diversa dall'addentare una carota. Tutti i sottaceti avevano lo stesso acidissimo sapore. Per assurdo, perfino uno stronzo infilato in quel barattolo avrebbe preso il gusto medio di sottaceto. Articolo numero 3. Mozzarelle di bufala. Nel senso che agli sposi era stato detto che erano mozzarelle, ma era chiaramente una bufala. Si trattava di scarti di lavorazione della ricotta, compattati in una macchina per demolizioni e serviti a pallottole e rigorosamente ghiacciati. I cugini di montagna iniziarono a suonare il primo brano della scaletta. Immediatamente Franklin il meticcio iniziò a ululare. La voce di Buttafava, l'usignolo di Frattamaggiore, ricordava il richiamo d'amore delle balene, con una punta di Riccardo Cocciante. Molesti e Zamappa, rispettivamente basso e batteria, regalarono un'ottima esecuzione di sezione ritmica, peccato che i due suonassero ognuno una canzone diversa. Rodolfo, il cameriere pentito, lanciò un'occhiataccia verso il complesso e accarezzò la pistola, meditando di porre fine alle sofferenze del vocalist al prossimo gol dell'Avellino. Ok, basta così. Adesso direi che è arrivato il momento di... Che c'è? Che hai? Fai un bagno. Non ce l'ho la vasca da bagno. Farò una doccia riflessiva. Cioè, lui stava in pigiama. Prima si è cambiato. Ah, deve andare al lavoro. Porca troia, l'ho mandato al lavoro in condizioni orribili, questo poveraccio. Accusa di plagio. Un blogger di un sito concorrente sta scrivendo una serie di articoli su come Sinergo abbia rubato la sua idea. Nel giro di pochi giorni scoppierà uno scandalo su internet in piena regola. Sinergo deve difendersi con un articolo o limitarsi a stare in disparte finché la questione non si sarà sgonfiata. Ma io mi oppongo. Che cazzo, la storia di Priscilla e Filippo l'avrei copiata da un blogger? Ma siamo impazziti. Ok, oggi Sinergo ha portato a casa 256 soldi, ha anche svolto un lavoro superbo, ha ottenuto un giorno di vacanza, sì, giorno di vacanza che sfrutteremo al peggio. Bravo Ciccio, slavazzati che stasera si cucca, andiamo in giro con Don Lotario. Questa doccia riflessiva dovrebbe in qualche modo calmarci? No, guarda, sta facendo training autogeno. No, niente, non gli sta riuscendo, si incazza, si rattrista. Vabbè, lasciamolo parlare un altro po', dai. Ma non riesco più a trovare il tempo per farlo divertire, questo stronzo, perché o lavora... Bravo, abbiamo buttato alle ortiche la nostra seconda notte di gioco. Avremmo potuto fare vita mondana, avremmo potuto rimorchiare. Crosta che altro non sei. Sta incazzatissimo, ha sbattuto la porta del frigorifero. Guarda che se ti si rompe, io non ti ricompro un cazzo, eh. Gli fa male anche il collo, è diventato un relitto. Oh, finalmente se n'è andato il disagio, ma la cosa grave è che io la doccia gliel'ho già fatta fare ieri sera, però non ho mai eliminato il disagio. Madonna quanto cazzo è buggato. Sinergo inizierà a lavorare tra circa un'ora, vabbè, ora et labora questo qua proprio, eh. Ancora sta accusa di plagio, opponiti. Cerca di calmarti davanti allo specchio, le ho già fatte tutte queste cose. Sinergo è stato promosso a scrittore di articoli freelance. Ragazzi, che promozione! Scrittore di articoli freelance? Sinergo è stato promosso a scrittore di articoli freelance. Guadagnerà 6 dollari in più all'ora, soldi in realtà, per un totale di 38 all'ora. Questi sono giorni che ho disponibili per fare vacanza? Fantastico!
Ok, questo sta sempre più stressato. Sto cominciando a pensare che forse sia il caso di allargare il bagno. Qui abbiamo diversi tipi di vasca da bagno. Come si fa a ruotare questa cosa? Ok, abbiamo messo l'ingresso di qua, quindi adesso dovrei trovare il modo di infilare una vasca da bagno nello spazio rimanente. Perfetto, adesso sono stato inghiottito dalla vasca da bagno. Mi sono teletrasportato fuori dalla casa. Madonna, che sta diventando un casino il bagno di questo. Per lavarsi la faccia dovrà fare il contorsionista. Vai, sfogati con questa tipa. Sfogati, forza, subito. Non la conosci, ma almeno tu starai meglio. C'è l'opzione dai un pugno per il colore dei calzini? Lamentati dei problemi, vai, sfrutta questa gente per dire la tua. Lui guarda l'ora, non ce la fa più a sentirmi parlare dei miei problemi. Sto peggiorando il nostro rapporto. È talmente nervoso che fa le flessioni. Oh, Alice, tu sì che mi stai a sentire. No, noi stiamo diventando amici. Invece tu, testa di cazzo, mi hai trattato ma... Non ci credo. Davvero siamo finiti insieme in piscina? Aspetta, aspetta. Questa è talmente paziente che mi conviene tenermela buona. Stiamo facendo amicizia. Sono ancora... Madonna, non riesco a togliermi di dosso questa tensione. Rallegra, rallegriamola, che magari ci rallegriamo anche noi. Come si dice, gente allegra, il cielo aiuta. Ah, lei è allegrissima. Ci fa vedere una lapide. Giocoso. Fortunatamente, ragazzi. Oh, gioca con lei, spruzza. Niente, non si fa spruzzare. Importuna maliziosamente. Proviamole tutte, tanto questa è nuova. Vai, molesta praticamente. Importuna maliziosamente. No! Non dovevo importunarla maliziosamente. Cosa posso fare? Mi posso scusare. Ah, lei ha preso un atteggiamento piuttosto... Senta, signorina, lei non deve pensare di avercela d'oro, d'accordo? Deve comunque considerare che io sono un uomo e che faccio il bagno in piscina con il pigiama. Deve considerare tutti questi fattori prima di rifiutare la mia corte. Non so, la vedo cotta in realtà. Guardate quant'è contenta. Rivolgi uno sguardo folle. Ah no, ride lei, ride. Giocosi, tutti e due. Ah, vai, giochiamo. Voglio condividere con lei interessi vari. E chi capirà questa citazione sarà mio amico per sempre. A lei interessano gli aspirapolvere. Mi sa che non ci sarà trippa per gatti, perché questa è una psicopatica come tutte. Invece nei miei interessi c'è lei. Ma quanto sono romantico. Ah, oh, giustamente, è il grana padano con il prosciutto a fette. Sempre sti alpaca maledetti. Secondo lei il matrimonio è una palla al piede, eh? Sì, sono stata sposata, ma... Io sono teso, pericolo, potrei dire cazzate. Forza, fatti una doccia. No, sono giocoso adesso. Parlare con questa tizia mi guarisce. Ho intorno un ambiente sgradevole. Strano che se ne sia accorto solo ora. Elimina la pianta morta prima di andare a pisciare, forza. Cerchiamo di farla dal trampolino. Certo, se non fosse una piscina da disgraziati senza trampolino si potrebbe fare, eh? Don sta dormendo. Beh, in effetti sono le 2 di notte, anch'io cerco di viaggiare con la gente alle 2 di notte. Vai, dormi, su. Mi sa che si sta pisciando sotto lui, eh? Ma sta sempre teso, ma si sta stressando. Oh, ragazzi, vi giuro, questa dovrebbe essere la fase del gioco in cui io cerco di fargli una vita decente per poi rovinargliela. E invece la sua vita è già una merda di suo, di default. No, la televisione non te la compro, neanche se me lo chiedi in ginocchio. Boh, in questa puntata il mio sim non mi sta ascoltando mai. Gli ho detto di calmarsi davanti allo specchio, non l'ha fatto. Ha rimosso automaticamente... Che stai facendo? Mo che fai? Dormi. Ma sei una merda. Ah no, è un pisolino, ok, non è nulla di troppo grave. Si è vestito da spaventapasseri, quindi credo sia andato al lavoro. 362 soldi le bollette. E per forza, ti lavi con ettolitri d'acqua. Ti lavi come i pachidermi, madonna. Praticamente il mio ricavato di oggi se n'è andato a fanculo per le bollette. Che ore sono? Le 5 e un quarto. Dai che stasera voglio uscire, forza. Se ti alzi forse... Dai, quanto dura sto pisolino maledetto. Ma come stanco? Ancora stanco sei? Ma non è possibile che io sia ancora stanco. Vabbè, dormi. Anche stasera andiamo a dormire con le galline, forza. Sta vomitando delle zeta. Ne ha mangiate troppe nel giorno precedente. Tra l'altro, qualsiasi cosa io gli chieda di fare, prima di farla, in questo episodio lui si è sempre fatto un bagno in piscina. Pensa alla morte. Oh, felice. Sono le 2 di notte. Cosa possiamo fare alle 2 di notte? Ok, andiamo al parco. Giustamente al parco dei divertimenti la notte. Chi ci puoi trovare? Sta dormendo su una panchina. Svegliala, vai a rompere i coglioni, vai. Cosa ci fai su quella panchina? Siediti.
Momenti di imbarazzo molto profondo. Presentazione amichevole. Lei ha una voce che non mi piace, mi lascia presagire che sotto questa gonna viola possa esserci un gambero. Lombek, Warno Ooks. Io mi sbaglierò, ma la gonna di questa ragazza è un unico blocco di gomma. Chi lo sa che in questo stagno i pesci non siano ritardati e quindi io riesca a prenderli. Ho preso un pesce. A quanto pare qua riesco a pescare. Il lago dei deficienti. Ma chi cazzo è Crick Cabana? Pippa, che stai combinando con quella cagnetta, pippaccia che altro non sei? Va bene ragazzi, è stata un disastro questa partita, non è successo nulla di rilevante, ma sono successe una disgrazia dietro l'altra e una sfiga dietro l'altra. Io spero che la prossima volta il mio sinergo dal server riuscirà ad arrivare a sera con le energie necessarie per andare a cuccare e noi ci vediamo al prossimo gameplay.